sala giochi, sala... Sala giochi. Ecco, ma questo discorso che è capitato di doverlo fare a qualcuno che diceva ma come lavori in una sala giochi, rovinate le persone? Beh, ti capitano persone che ti dicono amici, conoscenti, così? Può capitare perché c'è un luogo comune che è appunto molto legato al gioco d'azzardo e non tanto quello legale, che sono due cose, come abbiamo anche spiegato prima, ben differenti. Quindi sì, capita, ma questo discorso è stato fatto a delle mamme, perché ad esempio nella mia attività io ho proprio vicino una scuola di infanzia, no? Ora io mi chiedo, un bambino di 6 anni come possa uscire autonomamente e andare a fare 480 metri, perché tra l'altro sono 480 metri, arrivare e entrare... Anche un po' di sfiga, sì. Per pentimento. Lo so. Che dobbiamo farlo? Allora, spostiamo la scuola. No, non spostiamo la scuola, però mi sembra assurdo che una legge fatta così, senza andare bene a vedere tutte le varie dinamiche e sfumature che ci possono essere, vado a bloccare del lavoro legale, perché poi mi entra il bambino, non lo blocchiamo il bambino che ha 6 anni e entra da solo, assurdo. Però cosa facciamo? Togliamo un presidio di gioco legale, fomentiamo fisiologicamente l'online e paradossalmente magari portiamo quel gioco proprio a casa del bambino. Mi sembra un po' controsenso. Quindi ti è capitato di doverlo spiegare? Mi è capitato, come? Grazie. A mamme che poi hanno detto, ah, effettivamente hai ragione. Ah, però mio marito la partita in online se la fa. Quando poi vedremo i bambini che saranno attratti, perché sono giochi attrattivi, vedono tutta questa luminescenza, dicono papà, 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 e vediamo poi chi sta esponendo chi e se questa legge è effettivamente utile per limitare il gap. Beh, abbiamo già qualche anno di esperienza. Esatto. Che cosa è successo in questi anni? Che cosa è successo? Che è aumentata l'illegalità, che è aumentato l'online, è tutto fisiologico. Io mi sto preoccupando con un po' di lungimiranza per i prossimi anni a venire. Vediamo, perché poi quando poi ci saranno i dati alla mano, tra l'altro dati poco tangibili, perché noi l'illegalità ce la andiamo a prendere in giro, abbiamo qualche notizia, però nel frattempo chissà quanto. Dicevamo prima che per ogni totem, come vengono chiamati, sequestrato, quanti sono lì che nessuno ha visto? Bravissimo. Per lo stesso discorso, chissà quanti bambini stanno già venendo esposti in questa pandemia all'online, eppure noi non lo sappiamo. Almeno manteniamo i presidi. Il nonno che porta il bambino al bar del caffè, compra il grattino e lo vediamo al tavolino che dà il grattino al bambino a far grattare. Non lo mettiamo in considerazione? Bravo. Poi ci parlano di noi, facciamo gioco illegale e facciamo giocare i minorenni quando non si possono nemmeno avvicinare le nostre macchine, perché altrimenti prendiamo sanzioni su sanzioni. Loro, dall'altra politica grossa delle grandi concessionarie, vendono grattini, fanno giocare 10 all'otto in continuazione ai monitor, abbiamo gli assembramenti davanti ai monitor a guardare tutti che giocano, vedere questi quattro numeri che giocano. Questi non li bloccano, per quale motivo? E noi siamo sempre bloccati. Grazie a tutti.